Paradiso. A Radio Linea numero 1, a proposito di Paradiso, ci rivolgiamo al nostro teologo biblista di riferimento, frate Alberto Maggi, per il Vangelo del giorno. Ciao, ben ritrovato. Buona domenica, Francesca. Che cosa ci racconta appunto il Vangelo oggi? È il capitolo 3 di Marco, forse il più drammatico, con questa drammaticità solo questo evangelista ce lo descrive. È una situazione grave. Perché se da una parte le folle sempre più grandi, numerose, seguono Gesù, dall'altra scappa l'allarme nella famiglia di Gesù, che decidono che è andato fuori di testa e lo vanno a catturare. E nello stesso tempo da Gerusalemme, centro dell'istituzione religiosa, salgono gli scribi. Gli scribi chi sono? Se era il magistero ufficiale, la loro parola era la parola di Dio. Ebbene, possiamo immaginare la scena, questi personaggi così importanti che da Gerusalemme salgono in Galilea, arrivano e la loro sentenza: costui è posseduto da Belzebul. Teniamo presente la L finale per comprendere. Tra la diffamazione contro Gesù è stata accurata nei minimi particolari, perché tra le centinaia di demoni nei quali il popolo credeva, gli scribi, che è gente raffinata, scelgono il più popolare e nello stesso tempo era il più temuto dalla gente, Belzebul. Cos'è Belzebul? È una forma dispregiativa di Baal-Zebub. Baal in aramaico significa signore. Zebub sono mosche, ma delle mosche particolari. Ci avete presente quelle mosche verdi fosforescenti che troviamo in campagna sulle cacche? Ecco, erano queste in Zebub. Sì. Perché questa era una divinità filistea, era protettrice delle malattie dalle quali queste mosche si pensava che fossero veicolo. Quelle mosche che si affollavano sulle carogne, sia sugli animali sacrificati a Dio nel tempio, erano considerati a quel tempo dei demoni. E allora, mentre Baal-Zebub, con la B finale, era il dio che proteggeva da queste mosche, Baal-Zebul, con la L finale, significa signore del letame. E cosa fa il letame? Attira queste mosche, il luogo impuro per eccellenza. Allora, la scelta del nome del demonio per calunniare e diffamare Gesù è tremenda. Invitano il popolo a stare alla larga da Gesù. Non possono dire che Gesù non guarisce, lo vede la gente che guarisce, però lo dicono: attenti, se vi guarisce lo fa per infettarvi ancora di più, in maniera irrimediabile. Non è vero che Gesù libera le persone, le rende ancora di più vittime del demonio, in quanto i suoi poteri vengono dal capo dei demoni. Allora Gesù gli dà dei cretini, perché dicono: se Satana è diviso contro se stesso non si può reggere. E c'è la sentenza più dura di Gesù: dice, qualunque peccato, qualunque bestemmia degli uomini sarà perdonata, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata mai. Qual è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È la bestemmia dei capi, delle autorità civili e religiose. È una citazione del profeta Isaia: guai a quelli che dicono che quello che è bene è male, perché conviene, e quello che è male è bene. Allora Gesù dice: quelli che per la loro convenienza dicono che ciò che fa bene agli uomini, e lui stava facendo bene agli uomini, è male, questi non saranno mai perdonati, ma non perché Dio non perdona, perché questi non chiederanno mai perdono. Hanno già sentenziato che Gesù è un bestemmiatore, che è posseduto da uno spirito impuro, non gli chiederanno mai perdono. Quindi il monito di Gesù è molto grave: attenti alla convenienza, a trasformare che quello che è male per gli uomini dire che è un bene, e quello che è un bene dire un male, perché a noi ci conviene. Beh, direi allora un Vangelo molto molto profondo. È bellissimo anche andare a fondo delle parole, no? Per capire il significato intrinseco, che a volte invece ci sfugge, no? Belzebub sembra quasi una... Per una sola consonante, la L e la B, c'è una grande differenza. Esatto, esatto. Quindi grazie mille al nostro teologo biblista di riferimento. Io vi invito a leggere i suoi libri, tra cui Botte e risposte, come reagire quando la vita ci interroga. Grazie, Francesca. Edito da Garzanti. Grazie mille a te, a domenica buona prossima. Domenica, ciao. Radio Linea.